Ciao e benvenuto nel mio canale. Io sono Alberto e oggi impariamo come salutare una persona. Cosa dire quando incontriamo una persona? Buongiorno! 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 Novità? Tra il piede piocca come se fosse Antani la supercazzola prematurata con Dominus Viscum Blinda. Come, prego? Tra più sulla supercazzola lo scappellamento a destra o a sinistra? No, la cappella a sinistra e a destra. Antipodi. Per cortesia, me lo ripeti ancora. Ciao è informale, salve è formale. Sbiriguda, supercazzola prematurata? Eh? No, dico prematurata la supercazzola. Anche. No, volevo dire, occhiello di privilegio come se fosse Antani per lei. Ispettore Tombale. Ispettore, ma che dici? Ispettore. Ispettore. Con fuochi fatui. Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole. Noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scribai come fallina. Come antifurto, per esempio. Mi porga l'indice, eh? Ecco, lo alzi così, guardi. Guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E prematura anche. Ma allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura. Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col terapia tapioca. Dopo. Es sind Freunde aus Italien. Lo pronuncio correttamente? Sì, corretto. Cosa dire quando andiamo via? Dammi ancora del tempo. Tutti lo vorrebbero. Ma non concedo tregua. Grazie. Per l'ultimo e più grande tradimento dell'ultimo e più grande dei sogni umani. Grazie per le immense mandrie di bisonti da uccidere e scuoiare, lasciando le carcasse a marcire. Grazie per gli adesivi, ammazza un frocio in nome di Cristo. Grazie per l'AIDS di laboratorio, grazie per il proibizionismo e la lotta contro la droga. Ai vecchi tempi mi raccontavi sempre una storia. Sai, quella di quando infilavi il braccio tra le sbarre della cella e la guardia arrivava e ti sparava una dose di morfina. A me non è mai successo. Ormai non lo fanno più per nessuno, ragazzo. I narcotici sono stati usati sistematicamente come capro espiatorio e demonizzati. L'idea che qualcuno possa assumere droghe e sfuggire a un destino orribile è un anatema per quegli idioti. Io prevedo che, in un prossimo futuro, i conservatori useranno lo spettro della droga come pretesto per mettere su un enorme apparato di polizia. Santo cielo! Voi due siete più gran coglioni che ho mai incontrato nella mia vita, e te in particolare, Cristo. Ma come facevi a rapinare banche? Ora è chiaro perché finivi dentro. Questa è la bellezza, come quei versi là, che voglio che rimangano scritti lì per sempre. Forza, cancellate tutto, e dobbiamo cominciare, la lezione è finita. Ciao ragazzi, ci vediamo mercoledì, giovedì. Ciao, arrivederci.